Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno, 23ª settimana del tempo ordinario, anno dispari, mercoledì. La nostra vita, vita cristiana, è vita da risorto. Dice San Paolo scrivendo la sua lettera ai cristiani della prima epoca a Colossi. Dice, siete risorti con Cristo, quindi cercate le cose di lassù dove è Gesù Cristo, lui che è già alla destra di Dio, lui è Dio, il figlio di Dio, ha portato la nostra umanità nella Trinità e poi poco dopo ha portato l'umanità della sua mamma, la Vergine Maria, l'Immacolata, colei che ha formato il cuore di Gesù, gli occhi di Gesù, tutta la natura umana di Gesù nel suo grembo immacolato, nel suo giardino immacolato. Lei, potremmo dire, è più che Eva. La nuova Eva è Maria, Maria di Nazareth, la madre di Dio, sempre intatta, immacolata. Ebbene, San Paolo fa un continuo richiamo alla nostra vita con Gesù Cristo, in Cristo, nel battesimo, qua giù sulla terra, poi per dire un giorno, quando si sarà manifestato pienamente nella gloria, allora noi saremo con Lui. Simile a lui nella gloria, perché l'umanità gloriosa di Gesù e di Maria, l'umanità del Figlio di Dio ci farà risorgere tutti in lui e noi avremo anche il nostro corpo glorificato. Se pensiamo invece alle cose della terra, allora l'ira di Dio per la nostra disobbedienza sarà sopra di noi. La giustizia di Dio, che per sé è santità, verrà a colpire per verità e santità insieme la nostra condotta, se è buona è per la santità totale nei cieli, se invece le nostre azioni non sono state buone, allora è la rovina per noi. E San Paolo allora insiste, togliete tutto ciò che è il male, i vostri vizi. Una volta eravate nei vizi, togliete l'ira, l'animosità, le cattiverie, gli insulti, i discorsi osceni, le menzogne tra di voi. Vi siete ormai svestiti di questo uomo vecchio. E vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che è Gesù. Gesù, vita in noi. Noi dobbiamo vivere Gesù. Gesù desidera trasformare ciascuno di noi in Lui per presentarci così in Lui, un sol corpo, un solo spirito al Padre. Ecco, la vita divina in noi sulla terra, la vita poi eterna nell'eternità della gloria. Il Signore è buono verso tutti e lo dobbiamo benedire ogni giorno, come ci esorta la Chiesa con il Salmo oggi 144. Questa vita è in Cristo, è Gesù stesso che ce l'ha proposta. Quando ci ha voluto dare un programma, ha parlato secondo le beatitudini. Ecco che San Luca oggi nel Vangelo riassume le beatitudini che già erano state espresse nel Vangelo di San Matteo, otto beatitudini, ma sono quattro in San Luca, ma riassumono tutta la verità evangelica quando Gesù ci dice: beati i poveri, beati quelli che hanno fame di giustizia.
beati coloro che piangono, beati quelli che sono oggi perseguitati. Tutto questo è perché si manifesti in voi l'eroismo che una volta fu nei profeti, molto più nei figli di Dio oggi, per cui seguono anche quattro corrispondenti guai. Guai a voi, o ricchi, guai a voi che godete per troppa fame su questa terra, guai a voi perché dovrete soffrire mentre ora godete, guai a voi perché così hanno fatto anche con i veri profeti per ucciderli e li hanno invece seguiti per la loro rovina, i falsi profeti. Maria, noi la chiamiamo Beatissima Vergine, la Beatissima Vergine Maria. In lei le beatitudini risplendono, lei la poverella, come la chiamava San Francesco, lei gloriosa, la veste di Gesù, la gloriosa Madre di Dio, lei che ci tiene nel suo grembo immacolata e con il suo cuore immacolato forma anche i nostri cuori perché siano ricchi di che cosa? Se non dell'amore, l'amore di Dio, di cui lei è piena, sposa dello Spirito Santo. Rallegrati, Vergine Maria, sposa dello Spirito Santo, figlia prediletta del Padre, madre dolcissima di Gesù, che raccoglie nei tuoi occhi e nel tuo cuore le bellezze dell'infinito tuo Dio, nostro Dio. Scenda, te lo chiediamo, per tua intercessione materna, la benedizione su tutti noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La benedizione tua, o Madre, perché è quella stessa di Dio, perché sei Madre di Dio. Pace e bene a tutti, con i nostri occhi, lo sguardo degli occhi immacolati di Maria.